È con noi il professor Paolo Roffia, direttore dei corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale in gestione delle imprese familiari e dipartimento di management presso l'Università di Verona. Buonasera, professore. Buonasera. Professore, il corso di gestione delle imprese familiari è giunto al suo terzo modulo, che riprenderà dopo l'estate. Quali sono le tematiche che si affronteranno e come è strutturato il corso? Allora, il corso si svolge con una cadenza settimanale, sono 4 ore, alternando il sabato mattina e il venerdì pomeriggio, settimane alterne, e ha l'obiettivo in questo terzo modulo di toccare il tema della nascita dell'impresa, per cui si parla di start-up, si impara come si può costruire un business plan appetibile per gli investitori, com'è il fabbisogno di capitale, come poterlo coprire questo fabbisogno di capitale, impostare un piano di marketing e insomma cercare anche la finanza che in queste cose serve adeguatamente bilanciare gli impieghi con le fonti di capitale. A chi si rivolge questo corso? Mi verrebbe da rispondere a tutti, in realtà a tutti quelli che lavorano in un'impresa familiare e vogliono cercare di allargare il proprio business o conoscere meglio quelle che sono le dinamiche legate all'intrapresa in nuovi settori di attività. Tipicamente si pensa a una startup e si pensa a un business plan con un'impresa di nuova costituzione. In realtà, anche solo il fatto di allargare il campo di azione in nuove attività richiede, per poter finanziare questo nuovo investimento, di redigere un business plan. Da questo punto di vista, un'impresa esistente, una nuova impresa, tutte e due hanno bisogno di conoscere questi strumenti e saperli utilizzare in modo da presentarsi al meglio agli investitori. Quali sono i principali benefici che gli imprenditori possono aspettarsi di ottenere partecipando a questo corso? Ma io penso che una conoscenza di questi strumenti aiuti anche proprio a sapere come dall'esterno ti valutano in quanto imprenditore. Ossia, difficilmente servirà conoscere lo strumento per poter fare in prima persona tutte le componenti di un business plan, però serve sapere invece che cosa viene misurato dall'esterno, quindi sapere se un investitore, oltre che una buona idea di business, mi finanzia, se ho degli indici di bilancio di un certo tipo, piuttosto che delle attese di ritorno sull'investimento entro 3 anni, 5 anni, quello che è, insomma. Avere la conoscenza dello strumento anche dal punto di vista chi di mestiere fa l'imprenditore sicuramente è un benefit. Sicuramente sono regole che valgono sia per la startup sia per le imprese a linee generali, ma che impatto hanno le startup sul tessuto imprenditoriale del nostro paese? Allora, le start-up sono sempre esistite, nuove iniziative, si cerca di favorire la crescita dell'imprenditorialità, soprattutto nei giovani, perché è un modo di autoimpiego, insomma, quindi una fonte principale per alimentare un circuito virtuoso della creazione di nuovi posti di lavoro. Certamente la start-up, viene finanziata anche da organismi pubblici, ma anche privati, e da questo punto di vista, insomma, il fatto di continuare a generare nuove imprese è il presupposto per far sì che un tessuto socio-economico possa continuare a crescere. Insomma, se l'impresa equivale a innovazioni, nuove idee, beh, un'impresa che non nasce vuol dire un tessuto che si impoverisce. Senta, quali sono i passaggi fondamentali per costituire una startup e che probabilmente verranno dette nel corso delle lezioni? La cosa più importante è avere un'idea, perché senza di quella non si va da nessuna parte. Un'idea che possa essere innovativa, che possa essere non evitabile, che possa essere all'avanguardia in senso di introdurre magari una nuova tecnologia. Quindi il punto di partenza è sempre un'idea imprenditoriale, che però da sola non basta, perché con l'idea, ma senza tutto quello che viene dopo, cioè la capacità di attrarre finanziamenti, il fatto di poter strutturare e far nascere l'impresa, il fatto di poterla agganciare e sviluppare una rete commerciale, senza tutto questo che viene dopo, l'idea in realtà resta un'idea o un sogno e non diventa nulla di concreto. Quindi bisogna conoscere come partendo da un'idea si arriva poi alla concretezza del business attivo. Ci si fa aiutare in questo, ci sono dei profili di
investitori che portano la finanza, ma anche di soggetti che fanno un ruolo consulenziale che può aiutare a impostare quello che da solo un imprenditore non riesce a fare. Ricordiamoci che da soli è molto difficile poter far nascere un'impresa, serve poter avere il contributo di persone, oltre che di collaboratori poi nel durante, però l'importante è proprio sapere cosa serve, quindi dal fatto di dire vado dal notaio, costituisco l'impresa, la iscrivo al registro imprese, chiedo la partita IVA, banalmente insomma un po' di adempimenti burocratici, ma poi c'è l'organizzazione da costruire, cioè quante persone, chi fa cosa, in quali ruoli, mi serve una persona che curi l'amministrazione, cosa devo scegliere come miei canali di vendita, qual è il target di riferimento, insomma ci sono tante analisi e tanti studi che devono essere compiuti nei tempi e nei modi adeguati per poter fare nascere e crescere bene il business. Quali sono le principali decisioni finanziarie che gli imprenditori devono prendere e come finanziano l'impresa? Ma allora, c'è una regola del mondo della finanza proprio riportata in modo semplice e semplice, che dice: fatto 100 il tuo capitale necessario, adesso bisogna decidere come dividerlo in due grandi categorie, che sono il capitale proprio e il capitale di debito. Ecco, nel mondo ormai della finanza, insomma, si dice: beh, ma se noi facciamo metà e metà in una sorta di bilanciamento uno contro uno, non sbagliamo mai tantissimo. Questo è vero. Questo si chiama anche effetto di leva nel rapporto fra debiti e capitale proprio, però in realtà per la startup questa regola, che va benissimo per un'impresa avviata, è talvolta un po' difficile, perché molto spesso chi ha un'idea non ha mai tanti capitali. Allora anche in questa cosa, nel mondo della finanza, occorre distinguere anche nelle varie fasi in cui l'impresa si trova. Un'impresa nascente difficilmente potrà avere questo bilanciamento metà e metà. E al tempo stesso un'impresa invece che ha moltissimi anni alle spalle, che ha incontrato dei momenti di difficoltà, probabilmente avrà questo rapporto di leva un pochino sbilanciato, e quindi magari il capitale proprio pian pianino si è diluito e ha assunto un peso sempre maggiore al capitale di debito, quindi abbiamo una leva che passa da 1 a 2 a 3 a 4 e in qualche situazione patologica anche oltre. Quindi da questo punto di vista la finanza ti dà la possibilità di analizzare il tuo fabbisogno finanziario in relazione a quelle che sono le necessità di investimento per il tuo business e di capire qual è il miglior grado possibile di aggancio fra quindi dove dobbiamo utilizzare questa nostra finanza, e le fonti, nelle due grandi categorie che ho detto poco fa. Ricordiamoci che le fonti, che sono per esempio il capitale di debito, però anche lì possono essere in mano diverse categorie di soggetti, per cui ci può essere l'investitore con capitale proprio, ma ci possono essere anche delle figure tipiche delle startup, che sono poi quelli che sono i venture capitalist, cioè o i fondi di private equity per fasi successive, che fanno strutturalmente l'operazione di investire nel capitale di rischio e attendersi una remunerazione, insomma, per chi ha costituito una nuova impresa, anche abbastanza elevata, visto che il livello di rischio è molto elevato. Binomio rischio-rendimento sempre agganciato in queste fasi. Altre sfide importanti che l'impresa familiare dovrà affrontare sono quelle della digitalizzazione e le strategie per l'ingresso nei mercati esteri. Queste sono tematiche che verranno affrontate dal corso? Sì, certo, il corso nel quarto modulo si dedica proprio a queste due tematiche. La digitalizzazione è una sfida che è in corso, direi, da parte di tutte le imprese. Digitalizzarsi non è più un'opportunità, ma una necessità. Rendere i processi amministrativi e di controllo più flessibili e snelli è evidentemente un beneficio. Digitalizzare ha portato a entrare in nuovi canali, a poter vendere online quello che prima invece veniva venduto nei canali tradizionali, quindi insomma per molte imprese, anche di dimensione più piccola, è stata un'opportunità ed è un'opportunità sulla quale doverci credere, scommettere e ovviamente investire, perché digitalizzare è uguale anche fare investimenti. Il corso dedica attenzione a questo tema, si cercherà di capire le opportunità, come poterlo fare, in quale dimensioni, anche perché digitalizzare è diverso molto a seconda del settore, ma anche del contesto. Se sei una grande impresa o una piccola impresa, sono due cose completamente diverse.
L'altro tema che spesso viene agganciato e che comunque insomma va di pari passo è il tema dell'internazionalizzazione. Quasi tutti possono internazionalizzarsi, quasi tutti perché qualche business resterà sempre locale, ma altri invece hanno questa opportunità. Internazionalizzarsi vuol dire lato vendite, conquistare nuovi mercati, espandere la propria sfera di influenza, guadagnare in profittabilità. Molte imprese hanno scoperto che fuori dai confini italiani, per esempio, c'è una redditività che dà dei buoni ritorni e quindi non si sapeva o comunque è diventata un'opportunità. Al tempo stesso l'internazionalizzazione vuole anche dire saper gestire i rapporti di fornitura, perché anche questi hanno degli interessanti interscambi con materie prime che vengono spesso da paesi lontani che sono in corso di rifocalizzazione, perché cambiare il proprio modello, la propria catena di fornitura in questi ultimi tempi, dopo la pandemia, per alcuni è stato proprio un imperativo, perché le rotture che ci sono state del ciclo di approvvigionamento hanno enfatizzato il tema del rischio della catena di fornitura, e quindi anche questo è oggetto di attenzione. Due tematiche che insomma nel quarto modulo cerchiamo di analizzare con chi deciderà di iscriversi e di cercare di valutare benefici e invece lati negativi di queste due opportunità. Professore, io la ringrazio, la saluto e alla prossima. Grazie a voi e a una prossima. Arrivederci.